Ciao gente, lei è Elena, lei è Marika e insieme siamo le Me Twins. Oggi abbiamo pensato di fare i preferiti di settembre, dato che siamo inizio mese di ottobre, quindi va a pennello. E questo video l'abbiamo fatto soltanto una volta nel sì, nostro... e nel nostro secondo video, ragazzi. Oh, andatelo a vedere se no, volete. No, è bruttissimo, non lo vedete. Siamo migliorati un sacco, però no, andatelo a vedere, dai, per curiosità. La prima categoria è quella delle canzoni, e la nostra canzone preferita, soprattutto tra le altre del mese di settembre, è... Cherofobia di Martina Attili, giusto? Attili. Che abbiamo scoperto tramite TikTok e ha fatto il provino di X Factor, sì. E bravissima, a parte che è bravissima, poi la ragazza, cioè, è stupenda, è troppo bella, noi ci droghiamo di questa canzone, la ascoltiamo praticamente sicuramente sempre. Sicuramente la conoscerete anche voi ed è questa. Questa è la mia cherofobia. Ma poi lei è bellissima, ragazzi, è troppo bella. La seconda canzone preferita di settembre è questa nostra stupida canzone d'amore di The Giornalisti. Chiudendo gli occhi immagino Fiumicino. Tu che parti per un viaggio aspettando il tuo ritorno. Speriamo che non torni. Voglio dire che il telefono che suona. Bella. Non rispondo ancora presto. La terza ed ultima canzone è facile di Lo Stato Sociale. Dello Stato Sociale. Vai, che noi amiamo tanto Lo Stato Sociale. Ti salutiamo, ciao. Siccome guarderanno questo video. Sicuramente. Sentiamo la canzone. Però il cantante ci segue. Lodo. Ciao Lodo. La vita è così facile da essere. Ciao, rompere le regole. Musica più semplice suonare. E come sfiga vivere. Questa canzone, dai, siamo arrivati a noi. Passiamo alla categoria abbigliamento. Ma ti pare? Ho spoilerato il capo. Ok, che cos'è Elena? Allora, il mio capo preferito, cioè in realtà ne ho due, sono entrambi pantaloni. Il primo pantalone è questo pantalone di tuta. Bordeaux con queste due strisce bianche ed è molto comodo e allo stesso tempo trendy. Questo l'ho preso a Subdued e l'ho pagato, mi sembra, sulle 20 euro. Smetti. Quindi si può fare, dai, non è troppo, non è tanto. Tu invece, Marika? Io invece, Marika, io questa maglietta... Mi piace, a me sì un sacco, infatti me la metto sempre, anche adesso che fa un po' più fresco. L'ho presa a Terranova e l'ho pagata a 12 euro. Appena cominciata la scuola l'ho così, comprata. Con queste striature, infatti la metti sempre, però è bella, semplice. Come vi dicevo prima, il secondo pantalone è questo. E se ne vedono molti in giro, la fantasia è bianca e nera con questi quadretti e qui si può fare un fiocco e anche questi sono comodi, ma non sono sportivi come quelli di prima, quindi una tuta, ma sono più eleganti, infatti l'ho usato per diversi compleanni. E devo dire anche una piccola curiosità che non c'entra niente, che praticamente un giorno Elena è venuta a scuola vestita con questi pantaloni e una maglietta bianca e un'altra ragazza in classe nostra è venuta vestita uguale ad Elena con gli stessi pantaloni, la maglia bianca e scarpe pure bianche. E scarpe bianche, esatto. Senza saperlo, vabbè. Uguali, non erano uguali. Questa è di H&M e sempre sulle 20-18 euro, non mi ricordo. Comunque... Come tutti i pantaloni. Il mio secondo capo di abbigliamento sono questi pantaloni bianchi, ragazzi.
Ovviamente è sempre strano perché io non apporto mai cose colorate o bianche. Con questa striscia in mezzo, come potete vedere. Scritto? Non lo so perché non so l'inglese. Love me, respect me, trust me. Tutto me. E questa riga nera, verde e bianca, come potete vedere. E sono molto comodi. E li ho comprati a Bershka. E li hai pagati? Li ho pagati 25 euro questi pantaloni. E sono i pantaloni con cui ci ho fatto il video la ginnasta dell'incapace. Se non l'avete visto andatelo a vedere. Certo. Passiamo agli oggetti. Allora, io ho questa bellissima cinta di Gucci. Ah, bella! Mi sono incastrata un dito. Con questo logo argento. Facciamolo vedere. Effetto specchio. Elena infatti a volte si viene a specchiare la mia cinta. Sì, tutti i giorni. E me l'ha regalata mio zio, grazie zio per questo bellissimo regalo. E avevo due alternative, o di questo colore, quindi nero e grigio, o marrone scuro e leggi queste qui grigie, marroncino chiaro. Però ovviamente io ho preferito il nero, come sempre. E la metti sempre, anche quando i pantaloni ti non è vero, sì. Ad esempio ora non li ho, non la ho. Il mio oggetto invece è questo. Oh, Daniel Wellington. Posso strapparla la custodia? Penso che qualcuno di voi lo sappia, a settembre, 22 settembre, ho fatto 18 anni, ho fatto il compleanno. Infatti questo, che non sapete ancora cos'è, me l'hanno regalato i miei fratelli ed è... non si apre l'orologio di Daniel Wellington. Ed è rosato, cioè golden rose, con come si chiama questo? Cinturino? No, no. Cinturino qui. Non lo so. Con il quadrante, anche se è rotondo, però della dimensione più piccola, perché ho il polso piccolo, quindi che piccina, te devo mettere brutto. Lo metto sempre, però adesso non ce l'ho perché lo devo far vedere nel video, quindi è questo, io lo amo, è stupendo ed è bellissimo. Un altro oggetto, anche se non è proprio un oggetto, sono dei gioielli. A me sempre al compleanno me l'hanno regalato, non si vede, vabbè, comunque sono degli orecchini di Pandora. Questi non me li avevi fatti vedere. Come no? Vabbè. Ah, sì, nel video. Delle stelline molto semplici e... molto carine perché sono semplici, però ti danno un punto a luce e mi piacciono un sacco. Che le stelline. Le mie sono di Gucci, però. Allora, invece questo è un bracciale che mi piace tantissimo. Molto spriluccicoso. Ed è di Broadway. E me l'ha regalato mia cugina, che ringrazio. Quanto è sobrio. Lo puoi mettere tutti i giorni. Passiamo alla categoria... trucchi. Io ho un illuminante che ho comprato su internet e che ho usato davvero molto poco, infatti è piena la boccetta, mi è arrivato tipo 2 settimane fa, quindi settembre. E vedete, esatto, sembra un lucidalabbra, in realtà è un illuminante, adesso ve lo farò vedere, ci provo. E le lotte con i colori a scuola. Guardate, è bellissimo. Wow, stupendo. Anch'io ho come trucco preferito questo illuminante color pop che mi ha regalato, non mi sporcare, mi ha regalato una mia amica e arriva da Los Angeles, Santa Monica, ed è questo. Cioè è stato a Los Angeles quindi? No, l'ha preso su internet, quindi non so dirvi quanto l'abbia pagato, però è questo ed è bellissimo. Il secondo trucco che vi andrò a mostrare, che in realtà non è un trucco, però serve per i trucchi, ed è una cosa che mi è arrivata insieme a questo. Ed è una cosa che mi serviva da tanto tempo, infatti l'ho già usata molto. E serve per... la Beauty Blender. Serve per estendere il fondotinta. Invece io ho preso questa semplice matita nera, semplicissima, di Wacom, però scrive tantissimo. La metti la mattina alle 8 e la metto per andare a scuola. Poi verso l'ultima ora comincia a dire fammi andare a togliere il trucco nel bagno della scuola. Non perché è vero. Le da fastidio il trucco, non so perché, ragazzi. Quando arrivo a casa lo tolgo. Però... ultima categoria riguardante gli smalti. Che non ho. Il tuo non è uno smalto, il mio invece è uno smalto. Dopo lo facciamo ed è vedere. Questo bianco sempre di Wacom. E questo che ho sopra adesso.
E a molti il bianco non piace perché ci sembra lo sbianchetto, però mi piace troppo. E questo l'ho pagato 3 euro. Ed è molto raro da trovare lo smalto bianco. Completamente bianco, sì, perché... Solitamente danno quelli per le frecce, esatto. Invece questo... Hai visto che mi intendo di smalti? Ha la spazzolina grande. No, lo sapevo io! Avrei fatto la stessa cosa, però. Invece tu? Ciao, cane. Ciao, cane, ciao. Allora, in realtà anche questo è uno smalto, perché è sempre per... Aspetta, come fa Elena? È sempre per gli smalti. Così si vede meglio, no? E della pupa, sono di vari colori, come ad esempio rosa, arancione, vabbè, tutti, sono tutti i colori dell'arcobaleno, tranne il... dell'arcobaleno. Tutti i colori. Ragazzi, arcobaleno è il colore... Che è successo? Momo, secondo me è Momo. Speriamo che il video vi sia piaciuto, noi ci siamo divertite, anche se è un video semplice a registrarlo. Ma noi ci divertiamo sempre. E quindi se vi è piaciuto lo sapete, lasciate un like adesso, però, perché sennò poi non lo fate. Ve ne dimenticate. Lasciate like, iscrivetevi al canale, ragazzi, così attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. Per chiunque vuole... Commentate facendoci sapere quale tipologia di video vorreste vedere nei prossimi video. E chiunque volesse essere salutato, fatecelo sapere nei commenti. Perché noi salutiamo sempre nome. Tutti. Salutiamo Lisa di Grazia, ciao Lisa. Morena Giangrande, ciao, ciao Morena. Poi Dicra Oukaka. Oukaka. Forse, scusaci se abbiamo sbagliato a pronunciare. Ciao Dicra, un bacione, ciao. Giorgia Ricci, ciao Giorgia. Claudia Sarconi, ciao Claudia. Ciao Claudia. Veronica, un bacio anche a te. Ciao Veronica. E infine Rocco, ciao Rocco. Al prossimo video!